Buongiorno, buongiorno agli intervenuti, vi ringrazio di aver accettato l'invito della Commissione. La seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza prevede lo svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge numero 73 riguardante le liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Comunico che per lo svolgimento dell'audizione è stata autorizzata la pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sui canali web, YouTube e satellitare del Senato. Chiedo di contenere gli interventi in un massimo di 7-8 minuti, così da consentire gli eventuali interventi dei senatori e le successive repliche. Sono presenti per l'AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il direttore generale Domenico Mantovano. Buongiorno Domenico. Per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il Presidente Filippo Anelli e Michela Molinari, responsabile dell'Ufficio Stampa. Buongiorno Filippo. Per la Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata, Confapi, Michele Colacci, Presidente Confapi Salute, Università e Ricerca, e Daniele Bianchi dell'Ufficio Studi. Buongiorno, benvenuti. Per la CNA Pensionati, Mario Pagani, Segretario Nazionale, e Lorenzo Giudice del Dipartimento Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi. Buongiorno, benvenuti. Bene, a questo punto io do la parola al direttore Mantovano. Prego. Buongiorno, grazie per l'invito e mi faccio aiutare da delle slide per dirvi che il mio parere, il mio su questo decreto legge è un parere assolutamente positivo sull'impianto. Oggi abbiamo un fenomeno, il problema delle liste d'attesa c'è sempre stato, è un problema che, però in questo momento c'è una tempesta perfetta per cui guardate. Dal 2019-2023 il numero di medici più o meno è rimasto lo stesso, però il numero dei ricoveri è diminuito e guardate, le prescrizioni ambulatoriali sono aumentate del 44% e le prescrizioni di risonanze sono aumentate del 60%. E accanto a questo noi abbiamo un fenomeno per cui rispetto al 2019, il sistema sanitario regionale oggi non riesce ad arrivare ai, per mille motivi, adesso non è un giudizio di demerito, però dopo il Covid il sistema sanitario nazionale non riesce a tornare ai livelli di produzione del 2019. Guardate anche il numero di prime visite erogate rispetto alle regioni, a parte qualcuna, ma è in diminuzione. Nel caso invece delle risonanze, il numero di prestazioni erogate è in aumento. Questo mi permette di dire che se vogliamo affrontare il sistema sanitario dobbiamo anche ammodernarlo, cioè dobbiamo dare più competenze alle professioni sanitarie. Le grandi macchine sono utilizzate dai tecnici di radiologia. Se vogliamo che le grandi macchine lavorino 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, ecco, io credo che dobbiamo dare più competenze e togliere alcune limitazioni legate a vecchie concezioni del passato. Ecco, guardate le prescrizioni, adesso lasciate stare la Calabria. Che no, la Calabria è un dato positivo nel senso che ha cominciato a funzionare, quindi a caricare i dati rispetto al 2019 quando non li caricava. No, non erano caricati. Guardate le altre. Queste sono anche queste le prescrizioni delle risonanze per cui passiamo dalla Campania più 12% all'81% dell'Abruzzo e questo è il dato che mette insieme aumento di prescrizioni per le prime visite in ogni regione e le prestazioni erogate da ogni regione. Vedete che a parte due, Trento e Lombardia, tutte le altre regioni sono in difficoltà. Allora, la piattaforma nazionale prevista, secondo me è una cosa estremamente positiva. Finora abbiamo lavorato con piani nazionali su liste d'attesa, cioè erano accordi Stato-Regioni con le regioni, per cui la valutazione dell'ALPI, della Liga Professionale, le faceva Agenas, la valutazione delle liste d'attesa veniva fatta in maniera molto farraginosa, ma non permetteva la valutazione ex ante. Oggi, con l'attivazione, con la
possibile attivazione prevista dal DL73 della piattaforma, ci sarà questo meccanismo per cui dati generali, dati di prima disponibilità, dati di prestazione, dati di prenotazione potranno essere incrociati. Questi sono gli obiettivi, no? Misurazione, monitoraggio, ma una cosa importante che riuscirà a fare la piattaforma sono, ho visto che molti hanno sottolineato il fatto dell'appropriatezza prescrittiva, quindi anche la valutazione e la promozione dell'appropriatezza prescrittiva nel rispetto dei criteri RAO, che sono i criteri raggruppamenti di attesa omogenea, sono accordi stabiliti dalle regioni. La piattaforma, per poter funzionare, il decreto legge prevede che ci siano almeno tre decreti, il primo che deve entrare in vigore entro 30 giorni, cioè entro luglio, per la interazione col modello nazionale di classificazione e di stratificazione, entro 60 giorni dalla conversione, quindi ottobre, decreto sulle linee guida per l'interoperabilità, l'aggiornamento del protocollo comma 10 dell'articolo 50 per permettere l'utilizzo dei dati di tessera sanitaria. E quindi io credo che il cruscotto di monitoraggio prima che potrà essere attivo, non, diciamo, nei primi mesi del 25. Questa è la piattaforma come sarà alla fine, cioè abbiamo la possibilità, guardate, di avere i dati, cioè di offerta, adesso questo non funziona, che proviene dalle agende, eccolo qua, che proviene dalle agende, vedete, degli ospedali pubblici e privati, vengono messi nelle CUP, vengono messi nei CUP regionali, per cui a livello nazionale avremo la possibilità della valutazione dell'offerta. Ma a sinistra l'articolo 1 prevede che, sempre con la modifica del comma 10 dell'articolo 50, la sanità possa avere la possibilità di avere accesso a un patrimonio di dati fondamentali e straordinari, che è tessera sanitaria. Tessera sanitaria è stata costruita nel 2004, è stata costruita dal MEF per controllare il prescritto, quindi alle 8 di questa mattina il MEF sa quello che è stato prescritto ieri. I dati che vi ho fatto vedere prima sono tutti dati presi da tessera sanitaria, quindi noi abbiamo un patrimonio di informazioni straordinario, utilizzato dal MEF per altri motivi, che noi come sanità potremmo utilizzare per capire la domanda. Quindi, incrociando domanda e offerta, la piattaforma nazionale telemedicina ci permetterà, per la prima volta, perché finora nessuno aveva la possibilità di farlo, di capire quale sarà la modalità di offerta, se dobbiamo cambiare i modelli organizzativi e quale è il prescritto, e quindi anche valutare i comportamenti prescrittivi. Mi permetto di toccare l'articolo 5, di parlare dell'articolo 5, che è l'articolo 5 è quello che parla del superamento di tetto di spesa del personale. Al comma 2, a mio parere, mi permetto sommessamente di proporre delle modifiche, perché il sistema, pur nel tentativo di superare il tetto di spesa del personale, potrebbe essere farraginoso, e cioè dal 2025 si prevede l'adozione, con un decreto interministeriale, di una metodologia per la definizione del fabbisogno. Io ho già visto che l'intervista di stamattina al ministro Schillaci fa riferimento al decreto di gennaio del 23 fatto da lui per la definizione degli standard del personale, che è conclusa la fase sperimentale, quindi probabilmente fare riferimento a questo decreto interministeriale del 24/01/23 sarebbe, diciamo, potrebbe essere miglioramento per definire meglio cos'è questa metodologia prevista dalla legge. Buono i piani fabbisogni triennali per le regioni,
però l'attuale legge prevede che questi piani triennali delle regioni siano approvati con un decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni. Quindi si demanda l'approvazione dei piani triennali di fabbisogno delle regioni a un decreto che potrebbe, diciamo, prolungare di molto. Il mio suggerimento è di mantenere l'attuale modello organizzativo per cui i piani triennali di fabbisogni che le regioni dovranno fare in ottemperanza a questa metodologia del fabbisogno del personale, lasciamolo alla valutazione del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, perché lasciandolo a un decreto del Ministro rischiamo che in attesa del decreto del Ministro le regioni non possano assumere. Basta. Chirurghi e degli odontoiatri, il Presidente Filippo Anelli, prego. Grazie Presidente, grazie per l'invito, saluto i senatori presenti per questa audizione. Io rappresento qui 470.000 professionisti circa tra medici e odontoiatri. E vorrei un po' ricordare a tutti come tutte le indagini demoscopiche oggi considerano i medici, come dire, forse la figura più apprezzata in Italia. Le percentuali sono percentuali, come dire, veramente molto alte. L'84% degli italiani dichiara di aver fiducia nei medici. 8 italiani su 10 dicono che bisogna dare maggiore autonomia e maggiore flessibilità proprio ai medici perché il sistema funzioni. Qui, come dire, prendo spunto un po' da alcune indicazioni date prima dal direttore Mantoan per dire non abbiamo alcuna preoccupazione né nessuna preclusione al fatto che agli tecnici di laboratorio siano date, no, come dire, incentivazioni in modo tale da poter utilizzare le grandi macchine. Vorrei sottolineare come quell'intuizione del ministro Schillaci, messa all'interno del disegno di legge che riconosce l'esclusività di alcune funzioni ai medici, cioè diagnosi, prognosi e terapia, possa essere in qualche maniera rivalutata anche all'interno di questo decreto, perché consentirebbe una serie di interventi senza creare disfunzioni tra le varie professioni. D'altra parte anche ieri il TAR Lazio, esprimendosi e annullando il decreto ministeriale di giustizia sui CTU, ha ribadito che queste funzioni devono essere comunque assicurate ai medici. Quindi c'è un largo consenso su questa situazione che potrebbe essere sostanzialmente anche in questo decreto ripreso. Abbiamo espresso un parere positivo sul decreto perché inserisce una serie di punti che sono importanti in una tempesta perfetta come ce l'ha mostrato prima Domenico Mantoan. Il possibile aumento delle assunzioni sino al 15% in più rispetto alla spesa del 2023 rappresenta una, come dire, delle ipotesi di lavoro, no? Cioè importanti, perché senza i professionisti quel numero di prestazioni che mancano oggi, come dire, difficilmente potrebbero essere erogabili. Se non ci riusciamo, Domenico, ad avere il nuovo meccanismo di calcolo per il 2025, io suggerirei comunque di mettere questo aumento del 15% previsto anche per negli anni successivi, finché il nuovo sistema di calcolo, che è quello di ponderare ovviamente il numero del fabbisogno con i posti letto e così via, sia comunque assicurato da parte delle regioni. L'altra questione è la defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive. Secondo me anche questa è la strada giusta per poter invertire quella tendenza, no, alla fuga dal Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna incentivarla in qualche maniera, bisogna aumentare l'attrattività. Su questo noi facciamo rilevare come l'articolo 89 del contratto di lavoro dei medici dipendenti prevede che le prestazioni aggiuntive non possono superare il tetto di spesa del 2021.
quindi forse andrebbe messa una deroga su quello, ovviamente collegandola con una serie di parametri economici in modo tale da rendere efficace il provvedimento, che altrimenti rischia di essere molto molto limitato. Bene la valorizzazione degli specializzanti attraverso una ripresa del decreto Calabria, siamo assolutamente favorevoli al fatto, e Domenico lo ha fatto vedere prima, come il monitoraggio fatto da Agenas ci consentirà di avere quei dati che sono fondamentali, no? Di incrociare finalmente quelle che sono le prescrizioni fatte dai medici, l'erogazione delle prestazioni, e quindi in mezzo ci sono le liste d'attesa, e su quello è possibile, avendo dei dati, fare dei piani di intervento specifici, dando il più possibile, direi io, no, peso anche al Ministero della Salute, che dovrebbe avere questa funzione di equilibrare gli squilibri, almeno auspicabile, gli squilibri che avvengono in Italia. Benissimo il cupo unico regionale e il potenziamento della salute mentale. Suggerirei, visto che Domenico ha anche richiamato il numero delle visite specialistiche che è aumentato, la richiesta è aumentata e non vengono erogate, di eliminare i piani terapeutici, almeno dopo un anno, perché i piani terapeutici oggi per il rinnovo richiedono, per questioni esclusivamente burocratiche, il rinvio allo specialista di visite che servono soltanto a, come dire, rinnovare un piano terapeutico. Si può tornare tranquillamente dopo un monitoraggio di un anno, che quel farmaco non ha grandi problemi nella, come dire, nella prescrizione, quindi nell'assistenza di carattere generale, alle note AIFA, il medico si assume, come dire, la responsabilità anche qui dell'appropriatezza, e quindi la prescrizione viene, liberando tantissime visite specialistiche, non ha costi. Non ha nessun costo, perché, cioè, tu invece di fare la richiesta di visita specialistica per quel determinato farmaco, lo prescrive il medico dopo un anno che è stato testato come piano terapeutico. Questo libererebbe milioni di visite che oggi sono, come dire, imbrigliate in questo meccanismo burocratico, in una situazione in cui la carenza dei professionisti è limitata. Credo che possa essere, come dire, una buona norma di semplificazione. Ovviamente, come dire, l'invito è sempre quello a sostenere un cambio di passo anche nel nostro sistema, perché queste indicazioni che sono oggi presenti all'interno del decreto potrebbero esplicare il loro effetto soprattutto con la finanziaria, se vengono fortemente sostenute economicamente. Quindi bene questo primo passo, bene la strada, sulla strada siamo d'accordo. Abbiamo qualche perplessità sull'organismo di vigilanza. Io credo che anche su questo bisogna, come dire, togliere questo aspetto di carattere persecutorio nei confronti di un sistema come può essere quello sanitario, e soprattutto per i medici. Non abbiamo bisogno di amministrativi che vadano con la pistola, cioè agenti di pubblica sicurezza o addirittura, no, funzioni attribuite di polizia giudiziaria, anche perché il Ministero, se vuole utilizzarli, ha a disposizione i NAS, a cui possono essere delegate tutte queste funzioni. Credo che gli amministrativi dovrebbero fare, no? Il personale amministrativo dovrebbe fare bene la loro funzione, sono pubblici ufficiali, quindi hanno bene tutte le loro questioni, e, come dire, sarebbe un bel segnale quello di evitare, come dire, di sentirsi penalizzati. Finisco soltanto con un appello sull'intramenia. Io, come dire, anche qui vorrei spezzare una lancia nei confronti dei colleghi. I colleghi che svolgono oggi l'intramenia danno un contributo assolutamente essenziale all'assistenza. Va bene, no, come dire, lo fanno in piena legittimità, perché le norme gli consentono di fare questo. La sospensione dell'intramenia, prevista anche dal decreto, porterebbe riflessi negativi sull'assistenza. Credo invece che le norme attuali garantiscono oggi il rispetto di quei criteri che sono essenziali per l'intramenia. Vorrei, come dire, ringraziare veramente tutti i colleghi, anche perché un sistema di finanziamento
delle liste d'attesa, proprio i proventi che arrivano dall'intramenia e l'incentivazione del sistema pubblico non può che passare attraverso un aumento dei professionisti che devono come dire, operare proprio all'interno del sistema dando maggiori risposte. Quindi la risposta vera non sta nella penalizzazione dell'intramenia quanto nell'aumento dei professionisti. Grazie. Grazie Presidente Anelli, grazie. Allora a questo punto abbiamo la Confapi, Michele Colaci. Sì, dovrebbe. Va bene, ci mancherebbe, va bene. Sì, di solito gli auditi restano nella però può ovviamente alzarsi in piedi. Provi a tirare sul microfono, dovrebbe salire un po'. No, niente, non sale. Non sale. Prego. Va bene. Allora intanto grazie Presidente per averci convocato in questa audizione, perché per noi è molto importante poter rappresentare le istanze della nostra categoria. La nostra categoria appunto racchiude tutti i professionisti in ambito sanitario che vanno dall'industria sanitaria meccanica, che sono banalmente le carrozzine, le sedie a rotelle, le tighe, tutto, fino agli ambulatori, le case di cura, le RSA e tutta una serie di professionisti in ambito sanitario che certamente in questi periodi ovviamente difficili vorrebbero dare il proprio contributo rispetto al problema, che in questo caso le liste d'attesa, ma non solamente le liste d'attesa. Partiamo dalla piattaforma. La piattaforma per noi è certamente un inizio e un aspetto molto positivo. Personalmente io arrivo dal Piemonte, mi occupo di case di cura e dell'RSA. Per noi, quando è arrivato il Covid e quando abbiamo cominciato a, come dire, mappare le strutture attraverso una piattaforma, noi ce l'abbiamo col Presidente Cirio, penso di aver collaborato dal 2021 per la piattaforma dell'RSA e casa di cura, abbiamo fatto un notevole passo avanti, perché abbiamo mappato le strutture, abbiamo mappato i servizi, in quel caso purtroppo abbiamo anche mappato i problemi giornalieri del Covid, abbiamo mappato le tariffe, abbiamo mappato le prestazioni. E guardate, la piattaforma è uno strumento utilissimo per capire anche quali possono essere i problemi del settore e come si possono risolvere. Quindi per noi è sicuramente uno strumento essenziale. E guardate, io lo so che non fa tanto piacere sentir parlare di questa cosa, ma forse un elemento aggiuntivo sotto l'aspetto politico-amministrativo può essere anche del contenimento della spesa, perché in questa norma è difficile parlare sempre di contenimento della spesa. Però attraverso la piattaforma, monitorando i servizi, le prestazioni e via discorrendo, si può anche riuscire a mantenere e a lavorare sul contenimento della spesa per capire anche dove le cose non funzionano, ma non con un istinto punitivo, come dire, per sanzionare chi non fa le cose, ma per trovare un aggiustamento e per trovare una soluzione a un problema che può essere risolto, non completamente, perché come ha detto il direttore, cioè, le liste d'attesa, che penso che siano un problema che non andiamo a scoprire oggi sostanzialmente, però, e su questo noi ci teniamo, non vorrei che con l'acqua sporca si butti anche il bambino, perché noi abbiamo il problema che attraverso e per il problema della sanità si rischia anche di dimenticare quello che funziona, dove ci sono anche tante cose che funzionano e che noi vorremmo mantenere. Quindi questo è uno degli aspetti importanti. Quindi la piattaforma, io ho letto la norma, eccetera, per me dovrebbe essere non quasi uno strumento facoltativo nell'usarlo anche dalle regioni, ma dovrebbe essere uno strumento che si va a integrare e deve essere quasi obbligatorio per l'utilizzo, perché altrimenti, se fosse così e se non obbligassimo tutti a utilizzarlo in maniera puntuale, allora sì che noi ci troveremmo ad avere una sanità a macchia di leopardo, come tutti vanno a denunciare. Quindi questo è uno degli aspetti che noi valutiamo con molto interesse e anche molto
positivamente. Una cosa che però noi chiediamo anche in questo provvedimento, che non c'è, però a noi piacerebbe, anche perché il problema lo conoscete tutti, cioè di sbloccare il problema dell'incompatibilità delle professioni sanitarie tra pubblico e privato, perché questo è uno di quegli aspetti che anche qui va un po' a ingessare il sistema. Noi abbiamo gli infermieri che, se lavorano per il pubblico, non possono lavorare per il privato, e potrebbero essere una risorsa visto la grande carenza. Sì, però questo è un aspetto che dovremmo regolamentare. Noi, quando ci siamo trovati col Covid, avevamo questo problema che era di tutte le professioni sanitarie. Non ci deve essere incompatibilità. Chi lavora in ospedale può fare determinate cose, tutte prestazioni che sarebbe importante fare. Poi a noi interesserebbe, nell'ambito anche di questo sistema, di questa norma, come abbiamo detto, che all'interno del provvedimento ci fosse un quasi automatismo tra strutture pubbliche e private. Cioè, oggi noi ancora ci troviamo nelle strutture convenzionate, perché noi ancora oggi ci troviamo in un dogma, no? Dove ovviamente si dice non si può, come dire, affidare la sanità a strutture private. Cioè, le strutture convenzionate oramai lavorano esclusivamente per i cittadini e quindi sono sostanzialmente equiparate alle strutture pubbliche. Quindi noi ci troviamo a vederci in un momento, in una quasi battaglia politica, dove chi paga questa situazione poi sono i cittadini. Oggi oramai ci deve essere la possibilità, a tariffa determinata dallo Stato, tutto quello che volete, di poter fare, come dire, prestazioni anche per attraverso la scelta dal cittadino. Quindi noi, se l'indirizzo è questo, noi lo valutiamo molto positivamente. E anche, secondo me, rispetto a quello che è stato detto dal direttore, poi chiudo dal direttore, abbiamo visto che sono aumentate le prestazioni ambulatoriali e radiologiche. Sono aumentate per una serie di problemi, però c'è anche un aspetto, secondo me, importante che bisognerebbe valutare. C'è che la medicina difensivistica, cioè oggi il medico, con l'ambiente che si è creato sociale in questa nazione, ovviamente prima di rischiare, eccetera, aumentano le prestazioni. Quindi anche per questo sono aumentate le prestazioni. E le prestazioni, io so che non è, e mi chiedo scusa se affronto il problema, non è argomento di questo decreto, però io dico nell'aumento di costi, valutate bene se affidare alcune prestazioni alle farmacie, perché l'autodiagnosi, che comunque di chiunque può andare nelle farmacie, può creare un aumento di costi notevole. E allora, essendo un po' del settore, vedo un po' un senso bipolare della questione, perché noi siamo qui dove andiamo a discutere per ridurre i costi e aumentare la prestazione. Poi consentiamo a chiunque di accedere nelle farmacie e farsi autodiagnosi da internet e aumentare i costi delle prestazioni. Questo sarebbe per noi un problema. Presidente, io chiudo. Grazie. Ringrazio veramente per l'attenzione. Grazie, grazie. Per CNA Pensionati, Mario Pagani. Grazie, Presidente. Microfono. Ecco, adesso c'è. Ah, ok. Grazie Presidente, grazie innanzitutto per averci concesso la possibilità di essere auditi su un tema tanto importante ed evidenziato negli ultimi mesi in merito a molti aspetti ormai critici che rischiano di mettere in discussione il principio fondamentale dettato dalla Costituzione, ovvero che la salute è un diritto per tutti. Oggi parliamo di un tema abbastanza perimetrato, è chiaro che le criticità andrebbero affrontate in modo più complesso, strutturato e sistemico. Prendiamo comunque
atto positivamente del fatto che c'è un interesse, un rinnovato interesse al tema da parte del governo e del Parlamento, e auspichiamo che questo possa essere foriero di un approccio di maggiore interesse rispetto a questa priorità. Per CNA, che come credo sappiate è una Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccole Imprese, questo tema è presidiato da CNA Pensionati, che è l'associazione promossa dalla CNA e che fa parte del CUPL, il coordinamento unitario dei pensionati da lavoro autonomo, che rappresenta diverse centinaia di migliaia di soggetti. Lo affrontiamo in questo tema perché riteniamo che innanzitutto sia le criticità si palesano per i soggetti che sono più fragili e quindi oggettivamente, quindi per le persone più anziane, siamo di fronte ad un processo di invecchiamento costante della popolazione che di per sé è un elemento assolutamente positivo, invecchiamento che è dettato anche dai passi in avanti fondamentali fatti garantiti dal nostro sistema sanitario. L'interesse nostro è che abbia ad esserci un apporto, supporto positivo ancora da parte del sistema sanitario per garantire a questi soggetti di vivere meglio, di vivere di più e di vivere meglio. Nei mesi scorsi, peraltro, noi abbiamo fatto un'indagine che ha coinvolto quasi 4.000 soggetti, indagine che abbiamo presentato qualche mese fa e alla quale era presente anche qualcuno dei senatori presenti della Commissione. Indagine nella quale avevamo chiesto, tra le altre cose, quali fossero le criticità maggiori dal loro punto di vista. E le prime quattro erano i tempi di attesa al pronto soccorso, i tempi di prenotazione, quindi i tempi di attesa di cui parliamo oggi, e poi le carenze di visita a domicilio da parte dei medici di medicina generale e l'eccessivo ricorso a prestazioni a pagamento. È evidente che siamo di fronte a un disallineamento costante tra domande e offerte, ed è già stato evidenziato in particolare dal direttore dell'agenzia, rispetto al quale però abbiamo l'obbligo di provare a trovare soluzioni che siano soluzioni che consentano di contenere il divario e il gap sempre più crescente. Nel merito del decreto esprimiamo anche noi un giudizio positivo rispetto all'istituzione della piattaforma, una piattaforma nazionale. È ovvio che debba essere garantita l'interoperabilità, diversamente non riusciremmo ad avere una piattaforma che consente di attivare quell'attività di monitoraggio di cui anche altri hanno rilevato l'assoluta esigenza. Come altrove, peraltro, anche dopo, poi tocca vigilare con attenzione alla tempistica dei decreti attuativi. In questo caso parliamo specificatamente del decreto del comma 3 dell'articolo 1 per la definizione delle linee guida con cui saranno definiti i criteri per la realizzazione della piattaforma. Abbiamo purtroppo verificato come molto spesso i decreti attuativi hanno tempistiche che non sono coerenti con quelle che sono disposizioni indicate nei decreti originari. Rispetto all'articolo 2, per l'istituzione dell'organismo, ci pare di poter dire che sia l'elemento forse più innovativo ed incisivo contenuto nel decreto. Ci permettiamo anche noi di sollevare qualche perplessità rispetto ai rischi di un impatto su un sistema che già comunque è abbastanza farraginoso in termini di composizione delle responsabilità. Ci parrebbe opportuno in questo senso provare a verificare preventivamente attraverso un approccio coordinato con i diversi livelli istituzionali affinché abbia ad esserci un impatto che sia un impatto positivo e non generatore non solo di confusione, però come sempre quando alla fine non sono ben allocate i livelli di responsabilità casca di fatto il senso di responsabilità in alcuni di questi livelli. Sull'articolo 3, sull'implementazione dei sistemi di prenotazione, si è già detto, sul centro unico di prenotazione regionale e infraregionale non si può non condividere l'indicazione. Anche qui l'adozione delle linee di indirizzo è purtroppo procrastinata alla definizione delle indicazioni tecniche. Qui dentro c'è un tema, è chiaro che tutto questo processo viaggia attraverso un ulteriore
promozione di strumenti digitali ed è evidente che rispetto a una popolazione che comunque è abbastanza anziana, la capacità di utilizzo, di fruibilità di quegli strumenti rischia di essere un problema. In questo senso ci permettiamo di suggerire alle istituzioni centrali, ma anche alle regioni, di coinvolgere le associazioni di rappresentanza dei pensionati, in questo senso quali soggetti facilitatori di un accesso più semplice a questi strumenti. Ripeto, sono importanti, sono forse per alcuni aspetti anche determinanti, però rischiano di generare un ulteriore gap tra chi è in grado di e chi invece ha bisogno di essere aiutato. Sugli articoli 4, 5 e 6, che sostanzialmente attengono, e anche 7, al potenziamento dell'offerta assistenziale, ovviamente è difficile non essere d'accordo sulla possibilità di ampliare il sabato e la domenica, di ampliare le fasce orarie. Ci permettiamo, visto ho sentito alcune voci, di suggerire però come il richiamo tra il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale sia meritevole. Nel senso, cerchiamo di non esagerare, nel senso, va bene, è vero quanto diceva il Presidente dell'Associazione dei Medici, sappiamo, credo tutti bene, che quell'intervento fu fatto a suo tempo anche proprio per garantire la permanenza di alcune professionalità, cerchiamo di non esagerare, quindi, ma a noi pare che il richiamo al corretto equilibrio sia assolutamente da mantenere. Rispetto al superamento del tetto di spesa, l'elemento che secondo me va monitorato è il fatto che, facendo riferimento alle capacità finanziarie delle regioni, il rischio è che alla fine si acquisca il divario tra regioni che hanno disponibilità finanziarie per e regioni che non le hanno. Sull'imposta sostitutiva, che sostanzialmente è la parziale defiscalizzazione, nulla questo, anzi auspichiamo che sia un elemento che consenta effettivamente, come diceva il Presidente dell'Associazione dei Medici, di generare maggiore attrattività da parte dei soggetti interessati. Quindi, andando sostanzialmente a chiudere, insomma, giudizio complessivamente positivo, consapevoli della limitatezza dell'intervento in ragione del fatto che, ripeto, il tema sanità è un tema assai complesso e abbiamo la capacità di riuscire ad affrontarlo in modo davvero sistemico e coordinato, se no rischiamo davvero di perdere un patrimonio che ci ha consentito di arrivare di procedere molto come in positivo, come detto prima, ma che se non curato rischia di metterci di fronte a una situazione pericolosa, perché già oggi il frequente ricorso a prestazioni private sta generando di fatto un divario tra chi può permetterselo e chi non può permetterselo. Quindi o riusciamo a riattivare un processo per cui la sanità davvero ritorna ad essere un diritto per tutti, diversamente il rischio è di generare disagio sociale che non riusciamo a contenere nel complesso, quindi ci pare di poter dire. Poi nessuna pregiudizio nei confronti delle iniziative private, anzi siamo consapevoli del fatto che laddove il pubblico non può è anche giusto che ci sia un ricorso al privato, purché i due interventi siano effettivamente complementari e purché la regia sia regia pubblica. Diversamente, se ci si sposta troppo vince l'altro pezzo. Bene. Sapendo l'ultima cosa davvero, c'è poi ovviamente tutto il tema delle risorse, che non è banale, quindi occorrerà, soprattutto rispetto al discorso in finanziaria sulla nuova legge di bilancio, cercare di monitorare il tema, ma non è solo un problema di risorse. Qui chiudo citando la meritevole indagine che avete promosso sulla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico, perché lì dentro risulta evidente come non è solo un problema di risorse, ma anche un problema di capacità di spesa e di capacità di dettare regole che facilitino la spesa. Diversamente, pur avendo i soldi, non riusciamo manco a intervenire, col paradosso che qualcuno poi abbia utilizzato spesa corrente anziché spesa capitale per fare degli interventi. Grazie davvero ancora, Presidente. Grazie Presidente Pagani, grazie anche per la citazione della nostra indagine e della nostra risoluzione. Anticipo che presto arriverà un provvedimento di riforma complessiva dell'articolo 20 stimolato proprio dalla nostra indagine. Grazie quindi Presidente che l'ha citato. Domande, colleghi, vere domande. Grazie. Mazzella. Ho a tutti sul monitoraggio, perché ieri il Presidente della SIR ha ricordato che il monitoraggio si basa su alcune prestazioni e non su altre. E appunto su quale prestazione si farà, perché se su quelle malattie reumatologiche non sembrerebbe che si possa fare il monitoraggio.
Poi per quanto riguarda le misure premiali e sanzionatorie sul direttore generale, ecco, chiedo un po' se sono queste misure cogenti oppure no nei confronti dei presidenti, nei confronti dei direttori generali, perché sappiamo che il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, si potrebbe opporre il Presidente della Regione o capire, diciamo, come renderle cogenti se è necessario. Poi nella parte del provvedimento in cui si fa riferimento alla presa in carico, chiedo un suggerimento per inserire la definizione di quelle che sono dette le pancreas unit, sulla quale Agenas, il tavolo e anche il Presidente Zaffini sta lavorando. Quindi chiedo un suggerimento come rendere, diciamo, possibile anche all'interno di questo provvedimento almeno migliorare l'equità di accesso per la realizzazione di queste pancreas unit, che garantirebbero anche una riduzione delle liste di attesa, ovviamente. E poi si parla nel decreto, questo lo chiedo a tutti se lo hanno notato, di malattie cronico-degenerative e non si parla di malattie rare. Se lo ritengono utile parlare anche di malattie rare, quando si parla monitoraggio. Grazie. Sono quattro domande. Altre domande, colleghi? Castellone. Sì, grazie. Allora, due punti in particolare. Sul personale e sulla riorganizzazione territoriale, che penso siano i due nodi fondamentali anche per ridurre concretamente le liste d'attesa. Sul personale, in particolare al Presidente Anelli, chiedo come fare per ingaggiare sempre di più e sempre meglio i medici di medicina generale. Sappiamo sono oberati, diciamo, dalla burocrazia che gli impedisce di dare concretamente una mano anche ad evitare gli accessi impropri al pronto soccorso, che spesso sono legati anche, insomma, al non trovare una figura di riferimento operativa sempre sul territorio. Noi abbiamo sempre detto che le 8 ore garantite a settimana nelle case di comunità forse sono troppo poche, soprattutto in rispetto al fatto che invece andrebbero spostate sul territorio, e quindi anche in casa di comunità le prestazioni che si possono fare sul territorio. In Emilia Romagna sono riusciti a spostare sul territorio anche le prestazioni oncologiche, cioè mi immagino in una riorganizzazione generale dell'assistenza che viene spostata sempre più vicino al luogo di cura, come possiamo anche utilizzare diversamente le figure che operano sul territorio. E rispetto sempre al personale, è evidente che noi non possiamo fare un discorso generico per tutte le figure professionali. Abbiamo una carenza di alcune figure in particolare. Come fare per incentivare in particolare quegli ambiti? Per esempio il pronto soccorso, come fare per incentivare i medici, ma anche gli infermieri, a lavorare al pronto soccorso? Dobbiamo aspettare una revisione totale del contratto nazionale che è stato appena rinnovato, e non credo, oppure pensare a degli incentivi. Ad esempio in legge di bilancio avevamo proposto il raddoppio dell'indennità di specificità, non so se ci sono altri modi concreti per incentivare in particolare gli operatori di determinati ambiti. Invece al direttore Mantoan, perché il monitoraggio ad oggi non ha funzionato con quelli che sono i sistemi attuali, se noi diciamo che tutto sommato gli strumenti già ci sono? Agenas ha già questo potere di monitoraggio e anche di revisione sovraregionale. Come mai ad oggi non ha funzionato? Grazie. Grazie Presidente, grazie agli auditi. Io volevo giusto comprendere, con riguardo al direttore Mantoan, questo aumento di prescrizioni, che non è, da quello che mi pare di capire, è un aumento di prescrizioni, non prescrizioni soddisfatte, giusto? Che noi abbiamo visto. Secondo, abbiamo idea, qualcuno dice, come Presidente Anelli, piani terapeutici superflui. Il presidente Colaci dice medicina difensiva, una causa è il Covid, il periodo. Lei ha idea di qualche altra causa che incide, che ha inciso su questo aumento di prescrizioni? Prima domanda. La seconda domanda, lo schema della piattaforma è molto significativo, perché ci dà l'idea di come deve funzionare il sistema. Ed è un elemento importante nella gestione delle liste d'attesa. Leggere un articolo di legge
non dà la stessa idea. Ora, questa schematizzazione della piattaforma può essere diffusa attraverso una comunicazione istituzionale dell'Agenas per dare l'idea. Noi dobbiamo dare una speranza alla popolazione che con questo decreto qualcosa effettivamente si faccia. Io credo che la piattaforma sia molto utile per migliorare lo stato attuale delle cose. Per quanto riguarda il Presidente Anelli, c'è un dubbio che mi viene. Lei parla, Presidente, di un articolo del contratto che impedirebbe il superamento di volumi in attività attraverso le prestazioni aggiuntive rispetto all'attività istituzionale. Ora, secondo lei o secondo tutti, per legge potremmo superare una norma contrattuale? Io, diciamo, qualche dubbio ce l'ho. Al Presidente Colaci, ma questa incompatibilità, questo limite all'incompatibilità pubblico-privato, con le normative che si sono seguite durante il periodo Covid, per una parte è stata un po' liberata, e questa parte non è sufficiente? E basta. È troppe domande, però... Tanto ringrazio anche io gli auditi, mi ha anticipato un pochino il collega Zullo, perché la domanda verteva sulla medicina difensiva e sui contenziosi medico-legali, che sono sicuramente un problema molto importante. Io ricordo una parentesi, per inciso, ieri, vedo una parentesi solo per inciso, ieri è venuta Adelchi d'Ippolito e ha comunicato la fine del lavoro del gruppo di lavoro presso Ministro Nordio, ha depositato la relazione sulla riforma della legge Gelli Bianco. Chiusa parentesi. Questa è già una bella notizia, perché sicuramente è un fenomeno molto rilevante. Noi sappiamo che il 93% poi di queste cause nei confronti del personale sanitario vengono assolti i medici. Per cui chiaramente però c'è un blocco da parte, io ricordo in sala operatoria, paziente sveglio, la radio accesa che faceva la pubblicità degli avvocati che chiedevano, ma tante volte è successo, no? E qui questo ti legava un po', perché ti rendi conto che da un momento all'altro naturalmente poi una visita in più gliela prescrivevi, quindi c'è proprio un cortocircuito che ti comporta questo tipo di problemi. Allora, volevo chiedere soprattutto al direttore Mantovani e al presidente Anelli quanto incidono nella richiesta di prestazioni questa problematica, e quali possono essere le soluzioni che proposte anche da un punto di vista assicurativo, perché anche quello è un problema serio, perché un medico spesso paga delle polizze molto care, per cui anche quello può comportare sicuramente un problema. Per far felice il Presidente, la mia domanda è rapidissima. Vorrei sapere qual è il rischio per il sistema sanitario pubblico dell'eliminazione dei limiti fra il pubblico e il privato. Sì. Poiché notizia di oggi che 90.000 cittadini hanno detto no all'inserimento dei dati all'interno del fascicolo sanitario elettronico, e invece io credo che lo step della digitalizzazione, anche per velocizzare, sburocratizzare, permettere agli operatori di lavorare meglio, sia determinante. Come fare per superare questa perplessità, che forse è legata anche alla disinformazione, no? Qualche campagna molto informativa, dobbiamo ingaggiare meglio il personale sanitario. Direi che c'è parecchio materiale, purtroppo però non coincide con i tempi che abbiamo a disposizione, quindi rapide risposte, più sintetiche possibile. Antovano. Allora, rispondo alla domanda sul monitoraggio. Allora, oggi il monitoraggio, prima di questa legge, il monitoraggio si poteva fare ex post, cioè tu andavi a vedere dopo un anno se quell'intervento chirurgico che ti era stato chiesto per un cancro della prostata era stato fatto in tempo o non in tempo. Quindi erano sempre ex post. Oggi il tentativo è quello di creare un meccanismo previsto dalla norma, quindi cogente,
per cui in tempo reale, ex ante, cioè prima, riusciamo a capire come, rispetto a una prescrizione, parto dal presupposto che il cittadino non si autoprescrive niente, c'è sempre un medico che gli prescrive qualcosa, come il sistema sanitario reagisce e come si organizza per dargli una risposta. Poi, dall'analisi di questi dati, riusciremo a capire: dobbiamo dare più soldi, dobbiamo dare più soldi al pubblico, dobbiamo dare più soldi al privato, dobbiamo costituire modelli organizzativi diversi, perché secondo me tante soluzioni passano anche per modelli organizzativi diversi. Presidente Anelli ha detto una cosa molto importante, e cioè i piani terapeutici sono nati 10 anni fa per cercare di bloccare l'ingresso dei nuovi farmaci. Adesso anche basta, voglio dire, dopo un anno lascia che ci sia libertà di prescrizione da parte di medico, non obbligarli. Quindi questo nuovo meccanismo, quando andrà in vigore, permetterà a tutti, alle regioni, alla politica, al Ministero della Salute, di capire davvero come si sviluppa il meccanismo delle richieste delle liste d'attesa. Poi ci sarà la possibilità di intervenire in una regione, in una ULS, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la medicina difensiva, è un tema importante. Io credo che ci siano due paesi in Europa dove la colpa medica è un reato penale. Allora io credo che sia importante togliere questo. Poi, se il cittadino ha un danno, viene pagato in sede civile, cioè nessuno toglie la possibilità al cittadino. Certo che questo permette al medico di lavorare in maniera più, quantomeno più tranquilla, perché è certo che oggi c'è un'aggressione al medico per mille motivi. No, c'è un'aggressione al medico e quindi... Sì, fisica, cioè che è diventata anche fisica. Fisica, legale, sì. E quindi certo che dobbiamo metterle, i nostri operatori, dobbiamo rimetterli a lavorare in un contesto più sereno, perché il fenomeno della medicina difensiva esiste. Poi quanto incida, questo diciamo non glielo so dire, ma certamente incide in una misura importante. Quindi anche togliere la paura del reato penale e togliere tutta una serie di burocrazie. Allora, per rispondere alla domanda, no, qui c'è un concetto, la presa in carico. Allora, anche modelli organizzativi della presa in carico, come per esempio potrebbe essere il Pancreas Unit, a un certo punto hai una patologia, ti prendo in carico, non devo più rimpalleggiare specialista, medico di base, altro specialista, cioè ti prendo in carico, ti tolgo dal CUP e ti organizzo il percorso. Ecco, su questo secondo me grande importanza avrà l'investimento che stiamo facendo sulla telemedicina, e grande importanza potrà avere il fascicolo sanitario. Allora, noi dobbiamo spiegare meglio ai cittadini che non devono aver paura del fascicolo sanitario. Il fascicolo sanitario è tutta la tua storia sanitaria contenuta in un microchip. Per cui, se ti succede un incidente e vai in rianimazione, credo che sia interesse di te, cittadino, che il medico acceda al tuo fascicolo sanitario e sappia tu di che patologia stai. Ecco. Quindi dobbiamo fare una campagna informativa per spiegare ai cittadini che noi non vogliamo monitorarli, non vogliamo, è solamente un meccanismo a completo interesse del cittadino. Quindi, al di là del fatto che in questo momento ci siano stati un X di rifiuti, però la campagna informativa continua e quindi questa cosa bisogna sicuramente spiegarla meglio. Grazie. Presidente Anelli. Sì, anch'io sarò brevissimo perché concordo sulle cose che ha detto il direttore Mantoan, quindi non torno. Parto dall'ultima questione, il fascicolo sanitario elettronico. Anch'io sono d'accordo nel fare una campagna, però consigliamo di rendere i sistemi flessibili, cioè nel dire ai cittadini: voi potete togliere l'autorizzazione quando volete, in qualsiasi momento, quindi non dovete avere la preoccupazione che quei dati, come dire, siano...
come a disposizione in maniera definitiva anche per scopi non leciti. Poi questo entra, Mariolino, in un discorso molto più ampio, no, del fatto che lo Stato oggi dovrebbe essere l'emblema della garanzia delle leggi che vengono applicate in maniera corretta. Molto spesso questo non avviene e questo suscita purtroppo difficoltà nei cittadini, quindi problema sociologico. Sul pronto soccorso il tema torna sempre quello del personale, cioè abbiamo bisogno di personale, ma non soltanto di personale medico, ma anche per esempio di mediatori, cioè di persone che spieghino a chi sta nella sala d'attesa che cosa sta avvenendo. Cioè devi rendere i sistemi compatibili con quelle che sono le esigenze della gente. La gente si arrabbia perché non sa che cosa sta dietro quella vetrata. Dietro quella vetrata i sanitari si ammazzano per dare delle risposte, ma nessuno lo sa. Quindi bisogna, come dire, provare a ragionare con i cittadini. Quindi il tema vero torna ad essere il personale. Lo stesso discorso sul territorio. Sul territorio, cioè, noi abbiamo un modello che è il modello dell'inizio del 1900, del medico condotto, medico in medicina generale da solo. Non funziona, non può funzionare più. Abbiamo bisogno di un'equipe di professionisti dove ognuno faccia il proprio lavoro, poi lo faranno in parte dai casi di comunità. Io ritengo che stare vicino alla gente sia, come dire, cioè la capillarità sia ancora oggi un valore importante, ma certo abbiamo bisogno, così come abbiamo pensato insieme con il direttore Mantoan, di un punto di riferimento, no? All'interno del sistema territoriale che sono le case di comunità, dove poter, come dire, dove i vari professionisti possono collaborare, dove poter erogare anche prestazioni, dove le prestazioni possono spostarsi in tutti i comuni montani che noi abbiamo, dalle case di comunità, l'infermiere si muove con l'elettrocardiografo a fare l'elettrocardiogramma a caso. Oggi in telemedicina questa diventa una barzelletta, si può fare dappertutto. Però, come dire, c'è l'integrazione vera, ecco, tra i professionisti e la scommessa. Per fare questo bisogna metterci soldi. Bisogna mettere i soldi per assumere personale, bisogna mettere i soldi per sburocratizzare. Oggi gli specialisti dovrebbero per norma prenotare loro le prestazioni al seguito della visita specialistica. No, questo dovrebbe essere quello che dovrebbe avvenire, proprio in ossequio a quello che dice Domenico della presa in carico, in modo tale che il cittadino non torni dal medico di famiglia, deve andare a fare la prenotazione, poi e così via. Ma questo ha bisogno di personale amministrativo che lo faccia. O raddoppiare il numero dei medici, perché poi se tu ci riperdi, ma creiamo le condizioni per averle. Ancora una volta io ricordo che sono tanti i nostri ragazzi che sono all'estero, ci sono tanti. E il problema è rendere attrattivo un sistema. Il sistema si rende attrattivo se vieni remunerato bene e se lavori bene. Se lavori bene. Io credo che il tema dell'aziendalizzazione sia un tema su cui bisogna riflettere. E quel modello oggi è desueto con la modifica della legge costituzionale, con l'obbligo di bilancio. Non abbiamo più bisogno di aziendalizzazione, abbiamo bisogno invece di competenze per definire gli obiettivi di salute e mettere in piedi strategie per raggiungere quegli obiettivi di salute. Grazie. Presidente Colaci, un breve slot e poi... Il Presidente Pagani, Segretario Nazionale dei Pensionati CNA. Allora, brevissima. Allora, per punto, così rispettiamo i tempi. La medicina difensivistica e via discorrendo, per me è un problema culturale. Cioè nel senso che oggi abbiamo abituato, e questo è il lavoro che dovremmo fare, abbiamo abituato al cittadino ad avere il diritto di guarire. E non è sempre possibile. O meglio, di non morire. Peggio. Di non morire ci può anche stare. Di guarire. Quindi che cosa succede? Succede che non è più come una volta, quando il dottor Anelli li hanno, si è lavato, che il medico deve curare in scienza e coscienza e nelle sue possibilità. Oggi culturalmente si dice che il cittadino ha il diritto di essere, come dire, e di guarire. Quindi il medico deve per forza
guarire la cittadinanza, e non è così semplice. E francamente poi ho sentito il fascicolo per me, a renderlo, non vi scandalizzate, rendere una scelta, come dire, facoltativa, per me personalmente è un problema. Perché anche qui siamo e ci mischiamo tra capire alcune situazioni, cioè mi si chiede di avere, cioè mi si chiede di dare la prestazione migliore, poi però quando si chiede di inserire tutta la tua storia dentro un chip in maniera tale che se Michele Colacci va dal dottor Anelli e il dottor Anelli conosce la mia storia, forse lui ci spiega che può, come dire, curarmi meglio, ma se non conosce la mia storia magari ovviamente può essere indotto all'errore. E allora come lo risolviamo questo problema? Che poi magari, siccome Michele Colacci non è soddisfatto, non avendo dato il consenso, magari va dal dottor Anelli e dice no, non mi hai curato bene, io ti denuncio. E non funziona così, non funziona così. Come il problema della legge Gelli. La legge Gelli, per noi, io non sono medico, però sono un imprenditore sanitario, caso di cura dell'RSA, è stato un disastro per noi, perché abbiamo utilizzato le risorse a fare carta e a non curare le persone, perché a questo ne siamo arrivati. E sentivo parlare prima di assicurazioni. C'è stato un momento che le assicurazioni non assicuravano più tutte, perché il rischio era elevato. Io sono dovuto andare ai Lloyd nel 2020 per assicurarmi, sono dovuto andare ai Lloyd e di Londra, 2020, e nessuno ha sollevato il problema, perché ovviamente toccare le assicurazioni è un problema. Quindi, ergo, se vogliamo riuscire a provare a organizzare meglio il sistema, la cosa è così, però bisogna anche spiegare ai cittadini i diritti che ha. E vi assicuro, io nella mia casa di cura, quando ricevo il parente del paziente, nessuno conosce i propri diritti, quindi non conoscendo i propri diritti, tutti dicono la sanità non funziona, ma nell'RSA tu hai l'accompagnamento, hai la deduzione fiscale, hai l'aiuto della regione, hai il bonus regionale, hai un sacco di cose che se non le sai, anche quelle della deduzione fiscale, diventa un problema e sei quasi obbligato a dire che la sanità non funziona. La sanità, per carità, è da riorganizzare forse, però ci sono delle cose che culturalmente vanno sistemate. Grazie. Sì, solo una battuta, ricordo, la salute è comunque un diritto per tutti, primo. Il secondo aspetto, chiudo sul tema culturale, è un problema culturale sì, è un problema culturale complessivo, nel senso, intanto riaffermare in modo forte che la salute è un diritto per tutti. L'altro aspetto, e io mi ricordo purtroppo, tantissimi miei amici dopo il liceo sceglievano medicina e avevano una spinta anche culturale che non vedo più. Quindi abbiamo certo c'è necessità di rendere più attrattive quelle funzioni, però proviamo a rimettere insieme anche un mood diverso, culturale, affinché abbia ad esserci interesse, perché è una cosa che merita di essere interessante, perché se no facciamo fatica. Presidente Pagani, per la seconda volta, perché ha sollevato un ulteriore problema assolutamente interessante, e con l'abolizione di quel maledetto test d'ingresso forse riusciamo almeno a far capire a questi ragazzi che non dovranno comprare il biglietto della lotteria, ma potranno essere valutati correttamente come qualunque altra aspirazione. Presidente Anelli, aveva un secondo soltanto, volevo segnalare che sul tema dell'appropriatezza noi abbiamo una definizione che deve essere riaggiornata rispetto anche a molte sentenze che sono state emesse sul tema di configurare l'appropriatezza, che significa quindi evidenze scientifiche, con il diritto del cittadino a scegliersi la propria cura. Molto spesso nel nostro sistema questo non avviene, e questo, come dire, è un invito a fare a tutti quanti una riflessione. Grazie. Bene, grazie Presidente.